direttore tecnico Paolo Semeraro. Come nasce il progetto di questa, possiamo dirlo, Ferrari del mare? Sì, nasce da una serie di armatori che mi hanno chiesto più volte che barca comprare. Gente che voleva fare qualche regata, voleva andare veloce e sicuro in crociera, voleva anche divertirsi con quattro nodi di vento, non necessariamente uscire con le tempeste, e quindi non avendo niente di simile sul mercato abbiamo cercato di creare un prodotto che racchiudesse tutte queste cose, quindi una Ferrari che possa diventare all'occorrenza un camper. Quali sono i punti di forza di questo progetto a cui ha collaborato anche Ceccarelli? Come ha detto Giovanni, l'innovazione parte da sott'acqua, quindi dal bulbo, alla chiglia, al timone, alle linee d'acqua molto molto innovative, con la prua voluminosa e rovescia, la poppa larga ma svasata e sollevata dall'acqua, alla costruzione che è la costruzione di un prototipo da regata però industrializzata, a degli interni quindi voluminosi, abbiamo 2,20 in cabina, abbiamo 9 posti letto, abbiamo un bagno che è più grande di quello di un 52 piedi, abbiamo una cala vele a prua alta 1,80, tutto questo su una Ferrari che ha fatto già 20 nodi in prova. Comunque faremo tutte le regate principali del Mediterraneo e se troviamo gli sponsor vorremmo andare al Mondiale di Kiel, quindi metterla su un camion e andare in Nord Europa. Un'ultima domanda, oggi eri visibilmente commosso, cosa rappresenta per te questo progetto? Rappresenta ancora una volta, ma in maniera molto più diretta, che è possibile passare da un'idea alla realtà, e anche se ti cimenti in cose in cui tra virgolette non ti eri mai cimentato direttamente. Io avevo sempre seguito tante barche per altri, ma a partire dal primo pezzo di legno dello stampo fino alla lucidatura del mobile il giorno prima del varo, beh, è una cosa un po' più complessa e anche un po' in barba a tutti quelli che hanno detto non sai in che cosa ti stai avventurando. Tutto sommato ho messo una barca in acqua, abbiamo costruito degli stampi in un anno solare, partendo da zero senza aver mai avuto un cantiere. Ci sono cantieri che ci mettono questo tempo a fare una barca, essendo già cantieri da anni, quindi questa è la commozione, il fatto di vedere, adesso è una barca, io sono abituato a andare sulle barche, quando mi metto al timone per me è natura, però star lì e vederla da fuori, come di solito io vedevo le barche fatte da altri, è una sensazione strana, a volte non penso di averla fatta io.